Bella ragazzi, siamo qui noi PirlasV nella pista di go-kart, la migliore dell'Emilia Romagna ragazzi. Io sono già qui sul podio come potete vedere al primo posto, perché finirò qui. PirlasV, siete pronti a perdere? Pronti a perdere? Pronti a perdere contro di me? Allora ci vediamo quando sarai alla mia altezza, ne parleremo. Ho preso il mio posto, scendi, scendi. Che tuo posto? Sta tremando tutto, scendi. Fra, non stai per sfondare da quanto sei pesante. Sono in ordine di bruttezza, terzo, secondo e primo. Allora, comunque siamo qui al Kartodromo Rastellino a Castelfranco Emilia, ragazzi vi stiamo mostrando delle riprese perché la pista è veramente fighissima, quindi veniteci tutti, dite abbiamo visto i PirlasV, mi raccomando. Sarà una sfida tra bianchi, neri, Italia, Africa, immigrati, non immigrati e vedremo chi corre più veloce. Mi rompe il podio questo ragazzo qua. Tu mi rompi il cazzo. Ragazzi, un minuto di silenzio per Tiger. Comincia la sfida, 8 partecipanti. Nel primo turno metteremo ogni volta un bianco contro un nero e chi completerà il giro nel minor tempo si qualificherà nella finale a 4 e chi vincerà la finale si porterà a casa 100 euro ragazzi. Primo turno di qualifica, io contro CJ. Distruggo. Allora ragazzi, i primi due a partire sono Pierino e CJ, giro per la qualifica e vince chi fa il tempo migliore. È partito il tempo, vince chi fa il tempo migliore. Prima curva affrontata benissimo per CJ. Sono veloce come un fulmine! Sì, sì, dicono tutti così. E quindi è partito Pierino sfrecciato dalla velocità della luce verso la prima curva. Presa benissimo, sterzando, mamma mia che fenomeno. Mentre intanto CJ verso la terza curva, anche lui non è da meno. Vuole conquistarsi questa finale. CJ va avanti, sempre più veloce, si avvicina verso la fine. Mentre intanto Pierino, anche lui verso la terza curva, sta andando avanti, batte le mani, attenzione. CJ sta per arrivare al termine, veloce, veloce CJ! Mamma mia! CJ? Tempo 46-46 46-46 per CJ, vediamo Pier. Allora abbiamo un velocissimo Pier Francesco che ha fatto un 44.88. Il nostro grandissimo Fisichella, io lo chiamo, che ha fatto un 46.46. Per 2 secondi e rotti passa il nostro carissimo amico Francesco. Ok, grazie mille. Terzo turno di qualifica, il rumeno Eddy contro il senegalese Tiger. E sarà proprio Tiger a partire, ecco che parte il tempo allora, parte deciso. Allora ricordiamo ragazzi che questa finale i posti saranno 4, io occupo il primo posto e vediamo chi saranno gli altri 3. E adesso attenzione che sta per partire il tempo di Eddy, forza Bianchetto e si parte. Dai. Sembra che vadano lenti ma in realtà stanno andando a velocità supersoniche come potete sentire dal suono. Vai Tiger che fa la curva molto larga ma che funziona, vediamo se Eddy riuscirà a fare una curva più stretta e recupererà tempo. Ricordiamo non vince chi arriva primo ma chi fa il tempo migliore. Mamma mia Tiger come l'ha presa bene la curva. Attenzione, attenzione, attenzione Hamilton è senegalese. Ok, Tiger ha già finito il suo tempo allora. Vediamo invece Eddy quanto riuscirà a fare. Dai un ultimo sforzo Eddy, un'ultima curva, un ultimo rettilineo. Dai che ti aspetto un ciambellone se vinci. Ultimo rettilineo. Il romeno più veloce della Romania. Dai. Gran finale da foto finish ragazzi. Sono arrivati i due, Eddy e Tiger. Chi ha vinto Fra? Chi ha vinto? Questo ve lo diciamo. Com'è stato? Ok, lo vedo carico il ragazzo. Com'è stato il giro? Com'è fare i go-kart? Non posso essere stato più lento di uno che pesa il triplo di me. No! Il giro è stato bellissimo. Secondo me ho battuto Tiger. Adesso vediamo il tempo. Bello il giro ma meno il conducente. Tempo migliore e primeggia Tiger con 46.78 che segue Eddy con 54.24. Rimane Pier Francesco con 44.88. Però ragazzi non vale. Eddy pesa troppo, rallenta. No, non ha bisogno di schiacciare il freno, no però. Eddy era controvento ragazzi, posso dirlo io. Perciò conferma. Quindi sarà una finale a 4, per il momento siamo io e te. Ok ragazzi, partiamo con la terza qualifica. Gift contro Gnabry, appena riduce dal scudetto vinto purtroppo. Una cosa, vincere. Lui ha detto una cazzata. Ah, ok. Ok, attenzione, sta per partire Gift. Eccolo che arriva, e parte per lui la crono adesso in questo momento. È partito fortissimo Gift. Dietro, subito dietro lui, Gnabry sta arrivando, Gnabry e parte Gnabry! Mamma mia come sono partiti forti i due! Sarà una bella gara, emozionante questa. Gift, appena affrontato la prima curva. Adesso si accinge a affrontare la seconda curva, attenzione, la prende bene, sì, Gnabry, subito dietro Gnabry che sta cercando di recuperare terreno. Gift non molla, accelera, affronta la terza curva della pista, attenzione, la prende bene, sgomma un po' ma la prende bene. Gnabry subito dietro, mamma mia Gnabry sgomma, attenzione, va a sbattere contro la barriera, mamma mia! Cos'è successo? Che emozioni che ci sta regalando questa gara. Gnabry cerca di recuperare dopo la sbandata. Gift affronta l'ultima curva. Sta arrivando. Mamma mia, arriva veloce. Gnabry sul bordo della pista e taglia. Molto bene, abbiamo Figri 59.64 con un dritto di varia regola. E passa all'interno Gnabry con 54 punti. Mamma mia, incredibile! Sembrava in vantaggio Gift, invece alla fine ha vinto Gnabry. E adesso tocca a me contro Michael Gasparri. Ok, dai Michael, fallo nero, questo nero. Allora, parte la qualifica di Samuel. Vediamo se mi supererà. Ecco, io quello ho paura che superi il mio record. Vediamo chi sarà l'ultimo ad arrivare in finale, nella finale a 4. Allora, la curva l'hanno fatto bene tutti e due, vediamo Samuel è l'unico che ha già fatto il go-kart, quindi ho tanta paura di lui come avversario per questa finale. Allora, fa il giro, anche Michael prende bene la curva, ok, dritto per dritto, Sam, vediamo qui, rallenta al momento giusto, fa la curva molto larga, ma è stata la scelta veramente giusta. Attenzione Michael, anche lui, curva larga, attenzione che sta arrivando, ultimo rettilino, prima per Samuel e poi per Michael, Samuel, stop! Ok, giriamoci invece dal nostro Bianchetto, anche lui molto bravo, stava per uscire dalla pista, è arrivato benissimo. Abbiamo Michael con 46.27 e quando dicono beati gli ultimi che saranno i primi, Samuel 44.33 e batte Pier Francesco nel giro della pista. No, vi aspettiamo nella finale a 4 ragazzi. Perfetto, allora finale a 4 sarò io, Samuel, Tiger, vieni qua, e Gnabry che sta filmando. Quindi diamo un po' di spazio anche a lui, giustamente. Pronto? Prontissimo! A commentare questa finale, dato che io e Gnabry gareggiamo. Io ci penso io, signore e signori. Il fratello di Samuel. Esatto. Quello bello, ovviamente. Quello bello. Signore e signori, la finalissima di questa super garissima tra Bianchi e Neri. Documenti e senza documenti. In pole position abbiamo il primo nero. In secondo position abbiamo secondo bianco, in terza posizione abbiamo immigrato, in ultima posizione abbiamo, signore e signori, un altro Bianchetto. Questa è una gara che entrerà nella storia. Bianchi e Neri, attenzione, hai qualcosa da dire prima di questa ultimissima? Arriverà terzo, perfetto. Tu hai cosa da dire? Bravissimo, ok, ottimo. Tu hai cosa da dire? Ottimo, bene. I neri non hanno niente da dire, i bianchi sì. Perfetto, vedremo che cosa succederà, signore e signori. Pronti? Via! Attenzione! Sono partiti. Vedremo come andrà a finire. Il primo davanti a tutti è nero. Era ancora davanti a tutti. Ok, il bianco prova a superarlo. Vai bianco. Vai nero, volevo dire. Dai bianchi. No, vai neri. Dai. Fratelli sono con voi. Fratelli, bianchi sono con... Neri sono con voi. Non ho preso la caramellina, scusate. E a vincere questa match è chiuso con il pollo. E vincono i neri. Bianchetto secondo. Nero, dai! Ma ti abbiamo insegnato così a correre in Africa? Bravo Bianchetto! Mannaggia questo! 5 minutes later. Siamo arrivati qua a piedi correndo, ma ti sembra il modo? Al terzo posto abbiamo Gnabry! Al secondo posto abbiamo Pierino! No, hai sbagliato, scusami, hai sbagliato proprio così. Vai un po' più qua, ok, bravo, esatto. Anche tu vai un po' più qua, un po' di rispetto, ok? Al primo posto abbiamo Riso con il pollo! I'm sexy and I know it. La nostra velina che consegna la coppa. La nostra velina, oltre alla coppa, andrà il premio di 1 milione di euro. Non sembra, ma è solo 1 milione di euro al vincitore of Samuel alias Riso con il Pollo. Applauso. Finalmente potrà mangiare qualcosa. Ma perché offendia gratis? Siamo tutti uguali, bianco, nero, differenza zero. Tranne per quelli del Burkina Faso. Però vabbè, fa lo stesso, no? Non è colpa tua, ma non è colpa tua. Ehi, ciao, io sono CJ, vengo dal Burkina. Quando rappo io la gente si inchina. Quando rappi tu, made in Cina. Quando viene tua mamma, pecorina. Oh! Ragazzi!